Nell'accordo si dice che Silvio Berlusconi è il capo della coalizione, ma non viene indicato il candidato premier. Si dice invece esplicitamente che il candidato premier non sarà Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi ha accettato la richiesta di non candidarsi premier. Su questo punto ho sentito che il presidente Berlusconi ha indicato come possibile candidato premier Angelino Alfano. È una persona che stimo, con cui ho lavorato, con cui ho fatto molto nella lotta alla criminalità organizzata. Non mi dispiace, ma visto che lui ha indicato questa persona, io mi permetto di indicare da parte mia personale un'altra candidatura, che è quella del ministro Tremonti.